Dottoressa Rauti, buonasera. Allora, tra l'altro vengo a lei con una. Mi è venuto in mente veramente in questo momento che CGIL ragionava, cioè, il sindacato, non me ne abbia Angioletti, il più grande sindacato italiano e la CGIL e il più grande sindacato degli imprenditori, la Confindustria, sono guidate da due donne contemporaneamente. Non è male, no? No, glielo dico perché leggo qui nell'appunto, lei così cortesemente mi ha inviato, perché lei prima di fare il consigliere ha fra l'altro anche lavorato col Ministero delle Pari Opportunità. Una cosa della quale mi piacerebbe che lei ci raccontasse quel che ritiene opportuno. Piano di conciliazione del tempo di vita e di lavoro delle donne, che sarà un problema, lo dico senza alcuna ironia, anche per la Camusso e per la Marcegaglia, più per la Marcegaglia che ha figli un po' più piccoli della Camusso. Prego. Grazie. Non le chiedo di intervenire sul dettaglio della vita della Marcegaglia, naturalmente, no. No, però sul dettaglio del piano della conciliazione sì, perché è un fatto concreto e quindi può essere utile parlarne. Prima però voglio intanto ringraziare per l'invito e anche complimentarmi perché questo concetto di tavola rotonda tra governo e aziende che evoca immediatamente l'idea di una concertazione o quantomeno di un confronto, credo che sia la strada giusta perché ogni qualvolta si intraprendano strade autoreferenziali, sono strade destinate a un relativo fallimento. Mi è stato chiesto così, di affrontare questo segmento concreto di welfare, direi. E il ministro Carfagna, ha stanziato 40 milioni di euro alle regioni. E naturalmente ha proposto e ha ottenuto l'approvazione in conferenza Stato-Regioni di un piano che è stato definito pacchetto conciliazione. Tutto questo ha richiesto molto tempo. Io allora ero capo dipartimento del ministro Carfagna, quindi ho avuto, diciamo, l'onore di seguire tutto l'iter e l'iter si è concluso il 29 aprile 2010 con questo stanziamento. E stava alle regioni, stava e sta alle regioni recepire con l'attuazione di questo piano di pacchetto conciliazione. Intanto, evidentemente, il pacchetto che ha un carattere sperimentale propone alcune misure che le regioni poi possono scegliere in base evidentemente alle esigenze territoriali e sono tutte misure tese a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Quindi quel work-life balance, quel bilanciamento necessario tra gli impegni, diciamo, del cosiddetto lavoro di cura e gli impegni extra Ci domestici. fate degli esempi? Tipo? Assolutamente, anche perché sono esempi concreti, quindi sono facilitata. Voglio anche dire che però c'è uno spirito nuovo in questo pacchetto perché queste misure non sono immaginate per la donna, ma sono immaginate per la famiglia, perché la centralità di questa questione della conciliazione non riguarda le donne, cioè non è una questione femminile, ma è una questione che riguarda le famiglie, poi ne parlerò magari dopo, riguarda il welfare, riguarda la competitività del paese, riguarda favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, significa creare un maggiore prodotto interno lordo, insomma un circolo virtuoso, misure concrete. Intanto ci sono i soldi, che non è poco e rischia di essere una notizia. Quindi dicevo 40 milioni di euro da parte del ministro Carfagna, 4 milioni per esempio ne ha ottenuti la Regione Lazio. Che ha già approvato questo piano. Esattamente Diciamo recepito, il 10 insomma. ottobre noi siamo riusciti con la delibera di giunta a recepire il piano e a darne attuazione a livello locale. Intanto la Regione Lazio ha scelto tre delle cinque misure offerte, ovvero ha scelto di investire parte di questi 4 milioni per facilitare che era una delle misure proposte evidentemente, per facilitare il rientro delle donne nel mercato del lavoro, quindi delle lavoratrici, qualora ne fossero uscite temporaneamente per congedo di maternità, per congedo diciamo di parentale o comunque per motivi, esigenze legate al lavoro di cura. Quindi favorire il rientro, perché questo istituto del retravaglier che in Francia è abbastanza sostenuto, in Italia lo è un po' E come si meno. fa a favorire il rientro di una persona? Tipo? Si fa per esempio intanto sostenendo economicamente percorsi formativi e di aggiornamento. Cioè una Ah, ho persona che capito, esce dal mondo del sì, è lavoro per chiaro. esigenza di lavoro di cura rientra, Vabbè, al di là del fatto che può trovarsi in una situazione minacciata di demansionamento, ma questa è un'altra storia. Il problema è che deve essere messa nella condizione di un chiaro. reingresso
paritario, quindi investire sulla formazione, sull'aggiornamento, su tutto quello che consente alla persona di recuperare un po', diciamo, di colmare il vuoto che ha circondato la sua assenza, che è un'assenza evidentemente scelta, ma direi molto giustificata, perché si tratta di una scelta di soddisfazione di esigenze legate al lavoro di cura. L'altra misura che il Lazio, che la Regione Lazio ha scelto, è quella di erogazione, diciamo, di incentivi. Vengono chiamati acquisto buoni servizi di cura, cioè, ovvero si tratta anche qui di sostenere le famiglie, si tratta del sistema dei voucher che in alcune regioni, non moltissimo devo dire, in alcune regioni è già diffuso, sono i voucher dei buoni, diciamo, acquisto per offerti, per servizi che vengono offerti alle famiglie e quindi che in un certo senso vanno incontro a quelle che sono le esigenze familiari. Qui si va, faccio un esempio banalizzando, ma penso che per la vita quotidiana di ognuno l'esempio pratico sia la cosa più chiara. La ludoteca oppure il centro estivo, quando la scuola finisce, i genitori lavorano e non si sa come posso dire, accudire il bambino. Poi ci sono anche però, sempre nell'ambito dei voucher, dei buoni lavoro, che sostanzialmente riguardano invece, per esempio, l'assistenza domiciliare, pasti a domicilio, insomma tante altre piccole misure anche innovative. La terza misura che è stata scelta è sempre un sostegno, come posso dire, per tipologie contrattuali facilitanti, cioè ovvero più amiche delle famiglie, più amiche della conciliazione. Il piano Carfagna mette a disposizione anche altre misure. Non ho capito l'ultimo, tipo? Tipo, nel che senso, per esempio, immaginare la banca delle ore, per esempio, il telelavoro, sì, mi scusi, non avevo per correre al piano generale, banca delle ore, telelavoro, quindi investire su queste forme, diciamo, nuove, ma anche il part-time, che peraltro è un istituto piuttosto diffuso, con alcuni difetti, adesso non voglio entrare in questa vexata question, ma penso che tutti li conosciamo, e programmi anche un po' diversi per conciliare tempi e orari, quindi per esempio i famosi piani per i tempi e gli orari delle città, eccetera. Il piano nazionale del ministro Carfagna in realtà offriva anche altre misure che poi sta alle regioni, ripeto, scegliere. Penso per esempio a una misura anche abbastanza innovativa, che è quella delle Tage Smutter, cioè delle tate di condominio, quindi questa figura che in un condominio può tenere una madre di giorno, viene definita, che sostanzialmente può tenere nella proposta Carfagna fino a 6 bambini e con orari ovviamente diversissimi rispetto a un normale asilo nido, penso ad orari addirittura modulari notturni, penso agli orari del sabato e domenica, con la possibilità di contrattare gli orari anche a seconda delle esigenze di flessibilità. E poi c'è un'altra misura, che è una misura che incrocia domanda e offerta, che è un albo di badanti presso gli enti locali, per cercare da un lato di qualificare l'offerta e anche però di, come posso dire, essere a garanzia un po' della domanda. Allora, intanto sono andata molto veloce perché non so gli altri colleghi quanto tempo hanno. Aspetti, le faccio una proposta metodologica. Per quanto vuole dirmi che sono stata sistematica? No. Per quanto riguarda questa esperienza, ha detto, mi sembra, le cose essenziali, giusto? Allora, poi la chiamo in causa su questioni generali, mi faccia procedere, tanto avrà modo di parlare anche più avanti.